di Marcotti, l'appuntamento settimanale sulle fonti TV per andare ad analizzare tutti gli scenari politici ed economici. E questa puntata sarà concentrata indubbiamente su quello che sta accadendo in Russia e Ucraina, però analizzando alcuni punti specifici, soprattutto sul fronte dell'informazione, come si sta divulgando questa guerra, ma non perché vogliamo andare a vedere chi dice di più, chi dice di meno, chi agisce in modo corretto, chi agisce in modo non corretto, proprio perché è difficile proprio in queste ore di tensione e di botte e risposte continue, di passi avanti e passi indietro, capire effettivamente dove può portare tutto ciò, sia da un punto di vista economico, che è il nostro ambito, ma soprattutto da un punto di vista militare e umano, perché non dimentichiamoci questo. Poi chiaramente la guerra è diventata economica proprio per la decisione dell'Occidente di procedere con delle sanzioni economiche per evitare la via militare, però non possiamo assolutamente mettere in secondo piano l'aspetto umano. Non lo stiamo facendo, non credo lo stia facendo qualcuno, ma ci tenevo a specificarlo. Peraltro oggi è giornata importante perché è tutto pronto per il vertice in Bielorussia con le due delegazioni, e Kiev, altro aspetto importante, sta preparando la domanda di adesione all'Unione Europea. Ha chiesto Zelensky, il premier dell'Ucraina, una procedura speciale affinché l'Ucraina possa essere appunto accolta in Unione Europea. Di tutto questo parleremo con Giancarlo Marcotti, che naturalmente è già collegato con noi. Giancarlo, ben trovato, buongiorno. Buongiorno Manuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, partiamo proprio da questa giornata che è cruciale, è stata definita così, tutte le giornate sono cruciali, ormai non ce n'è una più una meno, credo, da quando, non solo da quando l'attacco è partito, ma ancora prima, insomma, ne abbiamo discusso più volte. Però questo potrebbe aprire una via diplomatica che davamo un po' per spacciata nelle scorse ore? Beh, potrebbe essere, naturalmente siamo in tanti ad augurarcelo. Il fatto che questi colloqui avvengono, dovrebbero già essere in corso, perché se non mi sbaglio erano previsti per il mezzogiorno, ora della Bielorussia. Sì, hai ragione, esatto, quindi sì, dovrebbero essere già in corso. Se ancora non ci sono notizie, io prontamente le darò, perdonami se dovessero uscire informazioni. Prego. Certo, no, quindi speriamo che portino a qualche risultato. Certamente non si può presentarsi agli negoziati facendo quello che hai appena detto, che ha la dichiarazione di Zelensky, cioè di voler così essere, rientrare nell'Unione Europea, cioè aderire all'Unione Europea e quindi alla NATO, perché questo è proprio il termine del contendere, cioè è la cosa che ha fatto sì che accadesse tutto ciò. Quindi non si può andare a un negoziato con una chiusura di questo genere. Chiariamo, in tutti i negoziati partiamo, o ognuno dei due negoziatori, diciamo, parte con delle richieste che chiaramente inammissibili, però neanche essere così sfacciati, cioè annuncio che voglio fare una procedura d'urgenza per rientrare nell'Unione Europea, cosa che sarebbe di una gravità enorme, probabilmente porterebbe davvero alla Terza Guerra Mondiale, quindi una cosa totalmente assurda. Non si può presentarsi a un negoziato così. D'accordo, chiedere molto all'inizio del negoziato per ottenere qualcosa, ma così, insomma, non è la maniera migliore. No, come dici tu, perché c'è l'oggetto del contendere, chiaramente, quindi potrebbe anzi portare un inasprimento della presa di posizione proprio di Putin, che già di per sé, e questa, facciamo così, è la seconda domanda che ti faccio, insomma, in modo abbastanza, cioè, non credo che Putin farà mai un passo indietro a questo punto, no? Soprattutto su questo aspetto, ecco. Io penso anch'io che non lo faccia un passo indietro, ma oltretutto me lo auguro che non faccia un passo indietro, perché se abbiamo vissuto finora in una certa maniera, e anche perché la Russia è sempre stata un baluardo
E quindi c'era questo deterrente, insomma, non, l'aggressività, diciamo, dell'Occidente doveva avere uno stop, e lo stop l'ha dato Però io giustamente. per passo indietro intendo dire che possa tornare sui suoi passi rispetto all'invasione dell'Ucraina, questo te lo auguri anche Sì, tu, l'hai detto prima, no? certo. No, 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 però No, ottenendo però. ho chiesto la specifica perché sennò risultavano come due cose, però ovviamente ho capito io dove volevi andare a parare tu, però era importante specificare questo aspetto, insomma, chiaramente. Prego, prego. Certo, ottenendo ovviamente quelle rassicurazioni che chiede da tempo, perché guardate che pensare all'Ucraina all'interno della NATO e dell'Unione Europea è una cosa di un'assurdità, forse magari noi, agli Ma occidentali. spiega perché Giancarlo però, perché Ma effettivamente questo guarda, è una cosa che te lo magari... spiego, Ok, sì. esatto, te lo spiego subito. Se tu sai che io ti sto parlando da Vicenza, no? Sì. Se vieni a trovarmi, io ti porto all'interno di una caserma che si chiama Ederle, che è nella città di Vicenza. Allora, quando era stata fatta, era un po' in periferia, adesso di fatto è in città. E poi dopo ti porto in un'altra caserma ancora più grande, stavolta fatta pochi anni fa, una caserma enorme che ha anche una pista d'atterraggio. Ecco, quelle caserme lì non sono caserme italiane, ci sono dentro soldati americani e la stragrande maggioranza dei vicentini, anzi tutti i vicentini, non sanno cosa ci sia sotto quelle caserme. Si parla di armi nucleari. Ora, ammettiamo che Marcotti e Donghi, perché metto anche te assieme a me, si presentano alle elezioni e vincano le elezioni, diventiamo primi ministri, non lo so, e presidente della Repubblica dell'Italia. E a noi sta bene Putin e non sta bene Biden, e quindi diciamo, andiamo alla caserma Ederle, all'altra caserma, e diciamo, ecco americani, adesso fuori dalle scatole, che qua invece arrivano i russi. Secondo te, Marcotti e Donghi, che fine fanno se fanno una cosa del genere? No, beh, è chiaro, è abbastanza retorica come domanda, però insomma, Ok. diciamo che vengono Non fanno una bella vengono fine. spazzati via, stavo dicendo io, Ok. E mettiamola. vengono spazzati via dalla NATO, ovviamente. Dice, sei pazzo. Io è da 70 anni che ho basi in Italia, a Vicenza, ad Aviano, ma no, decine, centinaia forse di basi americane. Figurati se me ne vado dall'Italia e arrivano qua i russi. Questo, quindi spero che tu abbia, e anche i telespettatori, abbiano capito, ecco, la stessa cosa sarebbe che in Ucraina arriva la NATO o arriva l'Unione Europea. È una cosa Cioè, assolutamente. scusami Giancarlo, diciamolo con le parole giuste, cioè rischiamo di essere spazzati via come paesi dell'Unione Europea, cioè qui vogliamo arrivare, cioè nel senso rischiamo grosso. E al limite, sì, proprio al limite massimo, ma io ritengo che No, ci beh, siano i spazzati primi. via nel senso, sì, certo, non nel senso di essere Sì. annientati, di avere delle conseguenze importanti. Adesso abbiamo utilizzato questa espressione spazzati via, chiaramente poi da prendere con le pinze, però giusto, giusto, giusto definirlo, insomma. Ma il fatto, allora, ti faccio anche questa domanda, no? Perché poi segue un po' quello che stai dicendo. Per la prima volta, per esempio, allora, intanto l'Unione Europea ha chiuso i cieli alla Russia. Diciamo che si sta cercando di isolare la Russia sotto più aspetti, anche da un punto di vista economico, con le sanzioni, si sta pensando di eliminarla dallo SWIFT, appunto, del sistema di pagamento globale, quindi dalle transazioni mondiali. E per la prima volta l'Unione Europea ha inviato armi a Kiev. Questo non può essere, cioè non è ovviamente quello che tu stavi spiegando, che è una richiesta ancora più ampia, ma non è un inizio di un percorso che potrebbe poi portare agli effetti di cui parlavi Appunto, purtroppo sì, io sono estremamente preoccupato della cosa, come si sta comportando l'Unione Europea, come si sta comportando l'Occidente. È
qualcosa di assurdo. Ma cosa Cioè, dovrebbe fare quindi l'Occidente? Cioè, ma tu sei contro anche assolutamente. queste sanzioni economiche pesanti? Ma certamente, l'Occidente deve dire che l'Ucraina deve essere un cuscinetto, cioè lì ci sono tutte questioni storiche che ovviamente non abbiamo il tempo Sì, di seguire tutte, ma certo. insomma sono chiare. Non ci deve andare la NATO, deve essere spazzato via dal governo ucraino tutti i neonazisti che ci sono, perché quelli che oggi comandano in Ucraina sono dei neonazisti, ma non perché lo dico io, perché lo No, dicono loro. Beh, ok. nel 2014 in Ucraina c'è stato un colpo di Stato che ha portato praticamente al governo delle frange neonaziste. Io non so se tutti gli telespettatori conoscono il battaglione Azov. Ma per sapere il battaglione Azov, perdonami Manuela, basta andare su internet, andare su Wikipedia e leggere che cos'è. Te lo leggo, è Sì, no. certo, Giancarlo, ci mancherebbe. Il Reggimento Operazioni Speciali Azov, conosciuto in precedenza anche come Battaglione Azov, è un reparto militare ucraino neonazista con compiti militari e di polizia. Inquadrato nella Guardia Nazionale dell'Ucraina e istituito con lo scopo principale di contrastare le crescenti attività di guerriglia dei separatisti filorussi del Donbass durante la guerra del Donbass del 2014. Il reparto è divenuto famoso a seguito di accuse di crimini di guerra e tortura. L'Azov è composto per la maggior parte da volontari provenienti da partiti e movimenti politici legati all'estrema destra ucraina e integrati da volontari di ispirazione nazifascista e neonazista provenienti anche da diversi paesi europei, tra cui Italia, Francia, Spagna e Svezia. Questi Ok. sono quelli che oggi Comandano comandano in Ucraina. in Senti, ma Ucraina. E noi gli quindi. andiamo a dare milioni di euro a questi criminali qua che si sono macchiati di uno dei crimini più scandalosi. Anche qua, naturalmente, alle nostre TV non vengono dette la strage di Odessa del 2014. Sono stati probabilmente o bruciati vivi o No, no, comunque. certo. Ma senti Questa è la Giancarlo, gente. quindi io ti stavo chiedendo, però adesso c'è l'aggiunta anche di queste nozioni che ci hai dato. Quindi, visto che Biden ha detto due opzioni, le sanzioni economiche o la terza guerra mondiale, ti chiedo quello che ti ho chiesto prima, no? Che poi ci siamo Sì, interrotti per. Quindi certo. cosa bisognerebbe fare? Tu mi hai detto, bisogna Allora, spazzare via questi neonazisti che comandano. Ma assolutamente, come? assolutamente. Come? È ovvio, cioè È nel senso l'unico. mi verrebbe da dire ovvio, no? Perché insomma parliamo di frange neonaziste che non devono esserci, che non devono esistere, ma Lo so, come ma a fare? questi qua non solo noi come Unione Europea non li vogliamo spazzare via, ma gli andiamo a dare milioni di euro, gli andiamo a dare armi, cioè è una follia pura. Ovviamente io spero che Putin riesca a raggiungere il suo scopo, tra l'altro lo aveva dichiarato, se non mi sbaglio, ancora a febbraio, cioè di punire chi si era macchiato della strage di Odessa. Per quanto riguarda le sanzioni, che è la cosa, me l'hai chiesta due volte, quindi non Sì, voglio sì, sfuggire sì. alla tua domanda. Allora, sono sanzioni che purtroppo peseranno più su di noi che non sui russi. Mi spiego, questo famoso SWIFT, ovviamente, che cosa che conseguenze ha? Ha la conseguenza che noi non siamo più in grado di pagare il gas, e se non paghiamo più il gas, questi non ci forniscono più il gas. È chiaro che la Russia ne ha un danno perché la Non maggior parte, esporta più, non esporta più, chiaramente. La certo. maggior parte delle proprie entrate sono proprio dalla vendita di gas, a parte che può anche cioè, non so, aumentare i propri commerci con altre zone che si sono dimostrati più equilibrati, e mi riferisco alla Cina. Ma il fatto è che noi restiamo senza gas, e non è solo stare al freddo, a parte che molti italiani non ricordano più come si stava quando si stava al freddo, no? Cioè, oramai abbiamo tutti un'età per cui siamo sempre stati al caldo, no?
e quindi già quello. Ma in più, se non arriva il gas, si fermano anche le industrie. Cioè, guardate che con questa scusa della Russia, probabilmente potrebbe innescarsi in Europa e in Italia in particolare la più grande crisi economica che abbiamo mai avuto. Se assommiamo poi già tutti i problemi che abbiamo con il debito pubblico, non so come va a finire No, a no, noi. no, certo, no. Questo è uno scenario assolutamente più sul lungo termine, ma neanche più di tanto, che però dobbiamo cercare di scongiurare. Come stanno trattando i media questa guerra, Giancarlo? Perché tutto poi dipende anche dalle notizie che ci arrivano, no? Dalle informazioni che riceviamo. Cosa possiamo dire da questo punto di vista? Purtroppo dalla nostra parte la stanno trattando in una maniera scandalosa. Allora, mi chiarisco anche qua subito. Io ieri sera ho postato un video al quale ho voluto dare il titolo che la prima vittima di ogni guerra è la verità, frase attribuita ad Eschilo, quindi torniamo indietro di 2500 anni. Però faccio notare che la verità è eterna, la verità è verità, cioè non è che a seconda dei tempi cambia. Quindi quando si parla di guerra è chiaro che entrambi i contendenti parlano in maniera più che parziale, però io vedo quelli occidentali, cioè non è possibile che il TG1 e il TG2 mandino in onda un videogioco e lo fanno passare per l'attacco russo e pioggia di missili russi contro l'Ucraina e sono le immagini di un videogioco. Cioè, io capisco l'essere parziali, però arrivare a quel punto lì, come si fa a guardare un TG1 o un TG2 dopo che è accaduta una cosa del genere? Cioè, ha perso totalmente la credibilità. Cioè, qua si è arrivati a dei punti veramente che non, assolutamente non pensavo. Sempre TG1, eccetera, gli speciali sulla guerra sono tenuti da Monica Maggioni, oramai perennemente stabile all'interno del Bilderberg. Cioè, se si guardano quelle cose lì è veramente sconfortante. Cioè, Beh, ci sono anche tanti inviati in giro cioè, proprio nelle zone di guerra, no? Questo, cioè, insomma, poi allora è ovvio che poi sull'informazione si aprono sempre mille interrogativi, però è altrettanto vero, Giancarlo, che è complicato, no? Riuscire anche perché, non so, dalla Russia non arrivano le informazioni corrette. Ci sono delle zone dalle quali non arrivano informazioni minimamente. Bisogna fare sintesi rispetto a tutto quello che si vede, che si sente, che si legge. Cioè, insomma, è complicato, no? O no? certo, ma hai perfettamente ragione, infatti è complicatissimo. Ho voluto precisare la frase appunto di Eschilo proprio Certo. per dire che senz'altro anche guardando i telegiornali russi saranno più che parziali, ovviamente. Io mi riferivo a quelli occidentali perché noi abbiamo sempre avuto questa idea di supremazia, che da noi c'era la democrazia, da noi c'era la libertà e quindi l'informazione era libera. L'informazione tua è libera, Manuela. L'informazione del TG1 e del TG2 purtroppo no, perché se mandano in onda un videogioco e te lo fanno passare per gli attacchi russi contro l'Ucraina, capisci che non possono avere il minimo di credibilità. Ma Quindi questo. non è più volontà di fare un po' di show sempre, che io condanno perché lo show quando si parla di cose come di una guerra, insomma, non dovrebbe proprio esserci, ma insomma, poi io forse sono un po' più di impostazione anglosassone, per così dire, è tutto Certo, relativo, no, cioè, no. però più che no, la mancanza di libertà nell'informazione non è un po' un'informazione che fa botte con la voglia di sorprendere, di fare audience, ripeto, da condannare assolutamente, perché quando si parla di una guerra bisogna essere quanto più puliti possibile, almeno questa è la mia opinione, probabilmente mi sbaglio, ma ecco, non so. Guarda, guarda. Manuela,
Allora, ti faccio una similitudine Sì, calcistica, no? Noi quando un calciatore simula di aver subito un fallo mentre non lo ha subito, diciamo che ha cercato di fare il furbo, ok? In Gran Bretagna, come giustamente dici tu, invece si dice che ha cercato di imbrogliare, che è più corretto. No, non ha cercato, non è fare il furbo, è imbroglio. Quindi quel fatto che poi venga appunto derubricata una cosa come quella che ho detto, quella dei videogiochi, come un errore, non può essere un errore. Chi manda in onda quel servizio lì sa perfettamente che sta mandando in onda un videogioco. Non può essere un errore. E non può essere un'attenuante. Quella che hai appena citato tu, cioè la smania No, di dare infatti la delle. mia. No, 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 assolutamente Giancarlo, penso che tu. Cioè, Sì. No. non è un'attenuante, anzi è un aggravante se si fa per ottenere audience, eccetera. Sto solo dicendo che però la interpretavo come non mancanza di libertà, ma proprio per volontà di far numero. Ecco, cosa altrettanto brutta, attenzione. Certo, ma ripeto, secondo me è proprio la volontà di imbrogliare che è la cosa peggiore, cioè, mentre appunto, ripeto, da noi si dice fare il furbo quando si fa una cosa del genere, dovremmo dire le parole corrette, cioè cercare di imbrogliare. E l'imbroglio, soprattutto in un caso come questo, perché allora si imbroglia e questo imbroglio può avere delle ripercussioni fortissime, quindi No, no, insomma, attenzione. certo, ma stiamo scherzando, ovvio. Poi oltretutto è quello che ho detto poco fa, già dobbiamo fare i conti con delle informazioni che arrivano in modo frammentato, cosa che peraltro avviene sempre quando c'è un conflitto in corso, e anche perché adesso appunto per esempio si vuole isolare anche la Russia a livello mediatico, no? Cioè la Russia è isolata totalmente, quindi chiaramente abbiamo anche una parte in meno per quanto la Russia possa essere nel mirino, però insomma parte delle informazioni che arrivano da lì non ci arrivano, quindi comunque bisogna sempre cercare di fare sintesi. Allora Giancarlo, noi siamo in chiusura, cosa ti senti di dire proprio in ultima battuta rispetto a quello che sta accadendo? Insomma, come dobbiamo noi confrontarci con le informazioni che ci arrivano? Io avrei voluto ascoltare notizie un po' diverse, soprattutto da parte dell'Unione Europea, che mi ha deluso in maniera enorme. Certo, è chiaro che io non me la prendo né con Draghi, con Biden o con la von der Leyen, che obiettivamente sono dei burattini messi lì. Chi comanda è senz'altro qualcuno che noi non conosciamo, però questi si prestano ad un gioco che è veramente un gioco di una possibile gravità. Insomma, inaudita, cioè, non, quindi ecco, vorrei che da questi primi colloqui, insomma, uscisse un po' di buon senso, no? Si lasciassero perdere le cose estreme, cioè parlare di Ucraina all'interno dell'Unione Europea, all'interno della NATO, e si trattasse invece tra persone adulte che vogliono raggiungere davvero una situazione di compromesso che possa andare bene a tutti, insomma. Ok, intanto leggete che infatti sono iniziati i colloqui tra Russia e Ucraina, e poi sotto la notizia mostriamo, grazie alla regia, quello che sto leggendo io, Kiev prepara domanda di adesione all'Unione Europea, quello che dicevamo poco fa, insomma, però la cosa fondamentale è l'inizio dei colloqui tra Russia e Ucraina per capire dove potrebbero portare. Grazie Giancarlo Marcotti, come sempre ricordo che potete seguire Giancarlo su Finanza in Chiaro. Tema, insomma, questo credo protagonista dei video quotidiani che tu pubblichi, e naturalmente poi noi ogni settimana facciamo il punto con te sulle fonti TV. Grazie per la collaborazione. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. E insomma, mattinata interessante, spero lo sia stato anche per voi. Alcuni di questi video della mattina potrete trovarli sul nostro sito, lefonti.tv, e qualcuno anche sul nostro canale YouTube. L'invito è quello di seguirci anche sui nostri canali social e sul canale YouTube per essere sempre aggiornati su tutto. Grazie, noi continuiamo con il nostro palinsesto, torniamo live alle 14:30. Buon proseguimento.